Assemblea dei soci all'alto calore per fare chiarezza sui conti della società. Come primo punto all'ordine del giorno, i sindaci hanno votato l'annullamento delle azioni in quota al comune di Montemiletto dopo la sua fuoriuscita e la conseguente riduzione del capitale sociale. Subito dopo si è passati alla relazione del presidente Lello De Stefano sulle casse dell'ACS. Casse disastrate che per il presidente possono essere rimpinguate solo attraverso il recupero crediti e la lotta all'evasione. Il piano di risanamento prevede anche un riassetto aziendale. I debiti della società ammontano a circa 90 milioni di euro, i crediti intorno ai 100 milioni, buona parte di questi però difficilmente esigibili. Presidente, lei aveva promesso un'operazione verità sui conti dell'Alto Calore, è giunto il giorno, come stanno le casse? Non benissimo, sicuramente non benissimo, siamo riusciti a pagare gli stipendi ai dipendenti e pagheremo le tredicesime il 30, quindi diciamo il più è fatto, anche perché siamo riusciti ad ottenere il contratto per l'energia attraverso il bando di gara Consip, e anche lì abbiamo dovuto, per la perdita di credibilità dell'Alto Calore sul mercato, diciamo, pagare in anticipo una cauzione per non finire sul mercato di salvaguardia. Insomma, tutte cose molto importanti su cui stiamo lavorando, ma è una fatica notevole. C'è un piano di riassetto, che cosa prevede? Il piano di riassetto prevede innanzitutto un lavoro con i sindaci, perché sono loro i protagonisti di questa fase. Io non amo tenere la polvere sotto il tappeto, devono conoscere i conti, devono sapere che il risanamento significa anche la fine delle clientele o degli interventi a pioggia. Ci deve essere una consapevolezza. Io credo che insomma oggi spiegheremo, attraverso un piano preciso, dettagliato, che riguarda la manutenzione, che riguarda le reti, gli investimenti, la questione degli ATO, in maniera diretta quello che occorre fare.